Perché eravamo messi all'inizio, sì. I ragazzi hanno cercato di dare il massimo, tutti quanti, a volte anche sbagliando, però ci hanno messo tanta voglia, tanta determinazione, cioè veramente hanno giocato con il cuore oggi, quindi e credo anche che la vittoria sia meritata, visto che loro il primo tempo hanno avuto solo quella soddisfazione nostra per calcio d'angolo dove abbiamo preso gol. Continua la mezza dozzina di fare le gol sbagliate la partita. Sì, anche oggi abbiamo, se nei primi 20 minuti stavamo già 3-0, non è successo niente. Purtroppo questa fine stagione facciamo pochi gol ed è un peccato perché avere tante occasioni da gol e non sfruttarle, poi tenere sempre queste partite in piedi è difficile, poi alla fine basta un piccolo errore che va a compromettere tutto. Anche il secondo tempo il pallonetto di Mazzeo porta vuota, altre occasioni, insomma. Però è una grande soddisfazione il fatto che la squadra crea, quindi vuol dire che è viva, che crede in quello che fa, sbagliando tanto sicuramente, sbagliando tanto. Ma guarda, Franco ci ha dato una grandissima mano, anche lui si è messo a disposizione, ha fatto le punture per poter starci, visto che stavamo in difficoltà, ha dato anche il suo piccolo contributo, poteva fare anche gol e bagnare l'esordio con gol, non ci è riuscito, però è normale che non sta al 100%, quindi c'è un'altra settimana dove possiamo lavorare, recupereremo gli squalificati, quindi possiamo affrontare la prossima gara con più alternative. Beh, Fabinho se lo portava da 2 mesi e mezzo questa diffida. Sicuramente non ci voleva, però purtroppo è accaduto. Rientra a Sprocati, abbiamo Entì che oggi è entrato col piglio giusto. Insomma, siamo agli ultimi sgoccioli, quindi chi entra sa che si sta giocando tanto, si gioca tanto. Stiamo lottando per un traguardo importante che non capita tutti gli anni, quindi la B è un traguardo importante per tutti. Quindi penso che adesso chi ha giocato poco, chi ha giocato per niente, si è messo a disposizione perché vuole ottenere questo risultato. Niente, non significa niente. I ragazzi stanno gioendo, è giusto che brindano, che festeggiano, che sono euforici, però deve durare pochissimo, perché questo è un campionato che non ti regala niente a nessuno, l'abbiamo visto. Quindi dobbiamo stare sempre sul pezzo e domenica affrontiamo una squadra in salute, che l'andata è stata una di quelle delle poche che ci ha messo veramente in difficoltà, quindi e ha ritrovato il piglio giusto, la mentalità giusta e la forma giusta, quindi non possiamo sottovalutare nessuno. Però Cortellera adesso con una vittoria sola, nelle altre due partite è matematicamente in zero. Sì, ma noi non possiamo pensare a questi calcoli. La squadra ha sempre detto che di non fare calcoli, mai. Dobbiamo vivere la giornata, noi dobbiamo vincerla, tutte. Anche oggi abbiamo cercato di vincerla, anche quando siamo andati sotto di un gol. Ho messo la quarta punta, abbiamo rischiato qualcosina, ma dobbiamo vincerla, non possiamo stare ancora. Quindi comunque la squadra è consapevole, quindi anche oggi ha dato una prova di maturità. Diciamo che il primo tempo, dopo 3 o 4 occasioni mancate, siamo diventati un pochino prevedibili, perché tutti volevano far gol, perché tenevano tantissimo a far gol tutti quanti, a sbloccare il risultato. Questo non deve accadere, la squadra deve essere sempre la squadra. Perché abbiamo visto che quando gioca la squadra diventiamo devastanti, quindi adesso dobbiamo tenere a freno un po' tutto, questa euforia, tutto quanto e puntare già a domenica prossima. Però se c'erano dei dubbi, pochi per la verità, che Lecce-Frosinone sarebbe stata partita vera, perché la vittoria di oggi del Lecce, penso che questo sarà. Ma sicuramente è un risultato per noi importante questo, perché Lecce adesso deve sperare di vincere col Frosinone, per sperare fino alla fine. Quindi per noi è molto importante, ma non ci dimentichiamo che noi abbiamo il Pontedera, una squadra veramente in Sì, salute. vabbè, al di là di certo. Non è facile, quindi logicamente noi dobbiamo fare il nostro cammino, come ho sempre detto, poi il resto vediamo. La mossa del fucile di Franco, che all'inizio di preso, subito dopo il palo d'oro, ha cambiato un po' la partita.
Ma non è che ha cambiato la partita, è che ho dato un segnale alla squadra che dovevamo, non potevamo più aspettare, dovevamo vincere. Mettendo 4 punti lì davanti, hanno dato tutti di più. Poi abbiamo fatto gol, l'1-1 pari, ci ha galvanizzato, abbiamo fatto subito il raddoppio, insomma, poi la partita è finita. Siamo stati anche bravi a tenerli lì, quindi abbiamo, poi alla fine mi sono messo a 4 perché visto che non potevamo chiuderla definitivamente, mi sono messo a 4 spostando Moscardi a sinistra e Vito Francesco a destra, chiudendo tutti gli spazi, non aveva più senso rischiare ancora un po'. Il fatto che comunque Franco senza giocare, senza intervento, eccetera, abbia giocato, questo significa che si può puntare subito anche su Rossi. Ma Rossi rispetto a Franco non viene da un infortunio, quindi è stato un parecchio fermo sicuramente. Di solito quando uno sta molto fermo le prime partite le fa bene, poi inizia a causare la stanchezza. Però se, ha fatto tutta la settimana con la squadra, oggi si è allenato, questa mattina si è allenato, domani si allenerà, quindi lo stiamo cercando di portarlo subito in condizioni. È normale che il ritmo partita non ce l'ha. Però abbiamo ancora una settimana di tempo dove andiamo a fare molte partitine, visto che ormai siamo agli sgoccioli, carichi di lavoro ne facciamo pochi, anche per essere più brillanti la domenica, quindi c'è una grossa opportunità di poterlo schierare. Si spera che l'ultima partita sia inutile. A me ci spero sì, perché arrivare all'ultima è sempre un punto interrogativo, anche se giochiamo in casa. Ci spero, sicuramente ci spero, però viviamo la giornata che è meglio, senza stare sempre a fare calcoli. Non conviene fare Bisogna sempre vincere però quando vince. calcoli. Abbiamo un calendario abbastanza difficile, non facile. Ma anche perché si è visto che le squadre facili qua non ci sono. Penso che personalmente penso di essere contento della prestazione che poteva essere culminata con il gol, che diciamo che potevo fare meglio. Ho voluto forse troppo, sono andato con troppa foga per buttarmi anche un po' alle spalle questo brutto periodo che ho attraversato. Poi sotto l'aspetto, ecco, dei punti, dei 3 punti che abbiamo portato a casa, penso che sia una cosa importantissima. E, al culmine di una prestazione della squadra importante, volevamo i 3 punti e ci siamo riusciti. E come siamo a livello di percentuale, quindi poi sei ancora qua al 50-60%, Sì. Vengo da 3 mesi non giocavo da 3 mesi. Ho ripreso dopo l'operazione da 3 settimane, questa era la prima settimana che facevo con la squadra, quindi sicuramente la mia condizione non è al massimo, però per questo finale di stagione è giusto stringere i denti e avevo voglia di dare il mio contributo alla squadra e alla società. Aspettare come giocare, tra virgolette così presto, cioè così tardi, vabbè, ma così presto di rientrare subito e di essere schierato anche quindi questa mattina. Ma, dopo l'operazione ci eravamo prefissati un mese di stop, quindi comunque dopo un mese era in programma comunque la possibilità di poter giocare dall'inizio. Certo, abbiamo anticipato di una settimana, però anche l'esigenza che c'era oggi, visto gli squalificati, però ecco, sono contento della prestazione oggi. Ho dato il massimo e è andata bene. Senti, partire da largo centrocampo anziché basso in difesa ti crea, diciamo, qualche. No, 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 l'ho fatto anche altre volte, quindi no, non c'è nessun problema. No, Cioè ti trovi meglio, diciamo, partendo come esterno di centrocampo o come basso in difesa? sicuramente a me piace molto spingere, quindi partire un po' più alto agevola un po' le mie caratteristiche, però ho sempre fatto anche il quarto, quindi non c'è differenza. Quanto conta visto dall'interno, no? Comunque avere elementi come te, come Massone, come Rossi, cioè quell'esperienza di campionati importanti in questo momento anche per i.
Sì, sicuramente è un fattore importante, però sono sicuro che cioè, deve essere anche da parte nostra, dobbiamo dare quel qualcosa in più. Quando appunto noi diamo quel qualcosa in più, sicuramente gli altri vedono questo in maniera come un esempio e quindi una cosa in più da seguire. Potrebbe essere un fattore importante, però dovrebbe essere sfruttato, cioè, quindi da parte nostra c'è qualcosa in più da dare rispetto anche a... Anche nel modo di preparare la partita, oltre che in campo della partita? Sì, un po' in generale, durante la settimana, anche l'approccio alla partita, penso che comunque in tutto, poi il culmine si raggiunge la domenica, con la partita, però anche in settimana penso che sia una cosa importante anche quella. Un'ultima cosa per ascoltare il pubblico così bello. Sono già venuto a vedere, ho visto già anche tutte le altre partite in casa, quindi me l'aspettavo, però giocare e sentire tutta sta gente, tutto l'entusiasmo è una cosa fantastica veramente. Senti, avete brindato champagne? No, champagne teniamo fra un mese. Abbiamo festeggiato e è giusto che sia così.